Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo parlando della visita quest'oggi in Abruzzo dell'ex presidente della Slovacchia Rudolf Schuster in occasione dell'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'Università Telematica Leonardo da Vinci da parte della SEVS, Università Slovena. Questa mattina appunto ha fatto il suo arrivo a Pescara l'ex presidente Schuster. Vediamo. È atterrato all'aeroporto di Pescara poco prima delle 11 di questa mattina. Rudolf Schuster, ex presidente della Slovacchia, arriva nel giorno dell'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione dell'Università Telematica Leonardo da Vinci. I think it's better to have a university. Molto importante avere un'università non localizzata a Roma o a Bratislava o a Praga, in città importanti come queste, ma averla in una location fuori dai centri storici, in modo tale da localizzarla ovunque, ed è il motivo anche per cui hanno localizzato la loro università a Skalice in Slovacchia proprio. Qual è la sua ambizione per quest'università da questo momento in poi? I think the cooperation in Central Europe, but... quella di collaborare a livello internazionale, quella di portare appunto le università anche a livello senza confini. Bisogna portare le tecnologie più moderne e lavorare assolutamente senza confini. Idee chiare, l'ambizione di puntare alla cooperazione europea. L'Abruzzo diventa regione strategica, lontana dalle logiche delle grandi città. Un progetto che nacque molti anni fa e di cui parlò per la prima volta con l'ex presidente Ciampi. Si ricorda di quando il presidente Ciampi era presidente della Repubblica Italiana nel momento in cui era presidente della Repubblica Slovacca e durante una visita presso la sua casa in Košice avevano discusso di questa possibilità di cooperazione e il momento è arrivato, il momento in cui iniziare questa cooperazione internazionale e trasportare l'Italia all'estero è arrivato. La visita sarà all'insegna del lavoro e della programmazione. Da oggi l'attenzione sarà rivolta alla crescita e allo sviluppo. No, I think when there will be time. Assolutamente in questi giorni non ci sarà l'occasione, ma appena avrà modo molto volentieri visiterà tutte le città più interessanti dell'Abruzzo e adesso in questo momento bisogna avere una chiara visione e iniziare a concretizzare il tutto. Rapina a mano armata questa mattina nell'ufficio postale di Villa Romagnoli di Mozzagrogna in provincia di Chieti. Due banditi, uno armato di pistola, l'altro di coltello, hanno fatto irruzione nell'ufficio e hanno minacciato l'impiegata facendosi consegnare i soldi contenuti nelle casse, circa 2.000 euro, ma senza aprire la cassaforte. I carabinieri di Ortona stanno investigando sul colpo e sono stati dislocati posti di blocco lungo tutta la rete viaria frentana. È fissato per domani l'incontro tra il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e i vertici di Alitalia per affrontare la questione del taglio dei collegamenti con la capitale. Intanto da ieri la compagnia di volo ha sostituito il collegamento aereo con quello via terra utilizzando i pullman. Una situazione questa che preoccupa l'associazione Mi Piace, che già da tempo denuncia le problematiche dell'aeroporto. Si torna a parlare dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, ma soprattutto in questo caso di Alitalia, perché va avanti la storia di quella che può essere un pericolo anche per i collegamenti. La novità qual è? Da ieri Alitalia ha sostituito gli Airbus con gli autobus, quindi si va dall'aeroporto di Pescara verso Fiumicino non più con gli aerei ma con gli autobus messi a disposizione da Alitalia, che tra l'altro va in concorrenza alle aziende locali che quotidianamente collegano Pescara con Ciampino e con Fiumicino. Era stato annunciato un incontro del governatore D'Alfonso proprio con Alitalia e avevano detto che questa è una situazione che in qualche modo si era verificata anche in altri aeroporti come quello dell'Umbria. In questo caso ci sono ancora delle possibilità secondo voi? Domani il governatore D'Alfonso andrà a Roma, incontrerà i vertici Alitalia, ma oramai è tardi, i buoi sono fuggiti e andrà a chiudere la stalla dopo la fuga dei buoi. Quali possono essere le conseguenze su Pescara? Ma l'aeroporto è in caduta libera, e Ryanair difficilmente tornerà, il governatore ha passato la palla nelle mani del ministro Delrio, è difficile secondo me modificare il decreto legge 145 che regolamenta la gestione degli aeroporti minori.
Il Consiglio regionale è stato rinviato a data da destinarsi sia nella seduta ordinaria sia in quella straordinaria. I lavori, oggi previsti con inizio alle 16.30 per permettere al Presidente della Giunta e Commissario della Sanità Luciano D'Alfonso e all'Assessore regionale alla Sanità Silvio Paolucci di rientrare da Roma, dove hanno partecipato al tavolo sul rientro dal deficit, non sono mai cominciati. In quella straordinaria sui trasporti si è sottolineata l'assenza di D'Alfonso che alla delega. Poi si è rilevata la mancanza del numero legale. In riferimento alla seduta ordinaria è stato spiegato il fatto che numerosi provvedimenti da inserire all'ordine del giorno non sono stati licenziati nelle commissioni, complice la non compattezza della maggioranza di centrosinistra. A questo punto si rischia un lungo rinvio, molto probabilmente a dopo il 10 maggio. Andiamo avanti, le associazioni del trasporto abruzzese chiedono alla Regione il sostegno per proiettare l'Abruzzo, i cittadini e le imprese nel mercato globale. Confartigianato Trasporti, Assotir, Fiat Fai, Fita CNA, Casa Artigiani e Anita Abruzzo si uniscono e presentano proposte per il settore del trasporto abruzzese, visto il calo della produzione e la conseguente riduzione delle merci trasportate. Vanno fatte delle scelte, andavano fatte delle scelte, noi siamo un po' in ritardo, diciamo, a livello regionale rispetto ad altre regioni, non tanto per le strutture perché ne abbiamo tante, ma siamo in ritardo per una politica integrata della logistica e del trasporto a livello locale. Nel tempo si è capito che le imprese di produzione vanno dove ci sono dei sistemi logistici e trasportistici che permettono il movimento rapido delle merci, perciò dei risparmi sul prodotto finale. E pensare che l'Abruzzo non utilizzi le proprie strutture per dare questa possibilità a nuovi insediamenti industriali, perciò produttivi, è pazzesco, perché noi abbiamo perso circa, negli ultimi 10 anni abbiamo perso quasi il 46% della produzione. Siamo la regione che ha perso più trasporti, più nodi di trasporti in Italia, preceduti solo dall'Umbria. Siccome il tessuto industriale, perché noi trasportiamo quello che gli altri producono, il tessuto industriale purtroppo sta scemando sempre di più, automaticamente non abbiamo più merce da trasportare e vediamo nella logistica e nella portualità uno strumento per poter incrementare i volumi delle merci da trasportare. Ovviamente noi auspichiamo che i porti abruzzesi siano inseriti nell'autorità di sistema portuale di Civitavecchia, ma anche in ultima analisi anche ad Ancona non ci interessa più di tanto per come adesso è strutturata la governance dell'autorità di sistema portuale, per cui chiediamo e vorremmo essere più incisivi e quindi più ascoltati dalla politica e dalle istituzioni abruzzesi in maniera tale che tutto il territorio e quindi le imprese vengano inserite in un discorso globale. Prosegue la protesta dei lavoratori ex PAP impegnati nel servizio di distribuzione pasti dell'azienda sanitaria Teramana, ad oggi senza lavoro e con grandi dubbi sul futuro. Una questione che il manager della ASL invece vede con chiarezza. Continuano a protestare i 46 lavoratori, ormai ex dipendenti della PAP. Questa mattina la protesta si è spostata all'ingresso dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove i lavoratori, con il supporto dei sindacati, hanno distribuito volantini ai cittadini. Abbiamo deciso non a caso di farlo presso i presidi ospedalieri perché la ASL ha, a nostro avviso, delle responsabilità ben precise che vengono da lontano, dal 2014, l'abbiamo detto tante volte e con forza lo vogliamo ribadire anche oggi, perché soprattutto alla luce di come si sta svolgendo questo servizio in queste settimane riteniamo che ci siano le condizioni per continuare a garantire un futuro anche alle persone attualmente rimaste a casa. Perché ci sono delle carenze? Non solo a nostro avviso ci sono delle carenze, ma c'è un utilizzo del personale alquanto improprio. Una vicenda che il manager della ASL, Roberto Fagnano, vede invece con chiarezza. È vero che in passato i lavoratori sono stati riassorbiti dalla ASL, ma essendo stato riappaltato l'intero servizio, su sollecitazione anche dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'azienda sanitaria ha un importante risparmio annuo. Il servizio oggi viene svolto per 1.050.000 euro all'anno in meno rispetto allo scorso anno, con i quali l'azienda può raggiungere un equilibrio economico, sostenere i maggiori costi dei farmaci per l'epatite C, degli farmaci antitumorali e tutti i maggiori costi che si sono rilevati su questi argomenti durante il corso dell'anno 2015. Ora, è del tutto evidente
che non è possibile che si chieda all'azienda sanitaria di rivedere questa procedura d'appalto. È inimmaginabile. Questa è una procedura regolare che si è svolta sotto gli occhi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, peraltro anche eventuali clausole sociali che non si aprono nel caso simile. È difficile che possano essere invocate qualora il prezzo non è determinato liberamente dall'azienda, ma da un soggetto eteronomo rispetto all'azienda. Per i lavoratori noi non possiamo prendere un impegno diretto. Certamente si potrà suggerire per il futuro quelle che saranno, diciamo, nuove attività dell'azienda. Parliamo per esempio dell'assistenza domiciliare, parliamo per esempio dell'apertura di uno o due RSA, la prima probabilmente quella di Giulianova, che potranno in qualche modo riassorbire questa tipologia di lavoro. E l'avvocato Fabrizio Di Carlo, il nuovo difensore civico della Regione Abruzzo, questa mattina la cerimonia di insediamento. È Fabrizio Di Carlo, il nuovo difensore civico della Regione Abruzzo, al fianco dei cittadini e per i cittadini che potranno ricorrervi per le questioni di accesso ai servizi o accedere a informazioni che la pubblica amministrazione si rifiuta di fornire. L'incarico di Di Carlo durerà 5 anni e subentra all'uscente Sisti. Primo obiettivo, proseguire il lavoro svolto finora e potenziare l'attività degli uffici. Ma innanzitutto prendere atto di quello che è lo stato dell'ufficio, che so che è un ufficio che ha molto lavorato e ben lavorato in questi anni, e poi cercare di valorizzarne la funzione e di ampliarne quello che è il ruolo in quello che mi sembra un atteggiamento doveroso da portare avanti, perché questa è un'autorità importante. Credo che possa diventare ancora più importante nel corso degli anni, penso che ci sia molto da lavorare, occorre incominciare a farlo presto. Come si può migliorare appunto questo ufficio a cui il cittadino si può rivolgere? Innanzitutto la cosa credo fondamentale sia quello di continuare a fare quello che già faceva, ha fatto lodevolmente il difensore civico uscente, cioè continuare a diffonderne la notizia dell'esistenza e l'uso, le facilità, le possibilità di accesso, che è un accesso tutto sommato semplice a costo sostanzialmente zero. E poi forse vi sono anche altri modi, ma queste sono questioni sulle quali occorrerà riflettere, per valorizzare quella che è una funzione di tutela e di garanzia dei diritti dei cittadini, dei diritti e degli interessi soggettivi dei cittadini. Quindi continuare, diffonderne l'uso e le istruzioni per l'uso, diciamo così. Prosegue il silenzio del primo cittadino Maurizio Brucchi sulla crisi nel comune di Teramo, e oggi abbiamo ascoltato il punto di vista di un altro esponente delle opposizioni, ovvero il consigliere Gianluca Pomante. Qui a Teramo la pausa di riflessione del primo cittadino Maurizio Brucchi continua. Crisi in maggioranza con l'uscita nei giorni scorsi del ormai ex assessore ai lavori pubblici Giorgio Di Giovan Giacomo. Cosa ne pensa l'opposizione, che ad oggi ancora non c'è una risposta? Ma è grave, data la situazione economica e finanziaria della città, credo che sia inutile ormai continuare a fare questo balletto di poltrone, anche abbastanza deludente tutto sommato. Consiglieri che escono e rientrano in maggioranza, altri che sostengono di essere fuori dalla maggioranza ma continuano a fare da stampella comunque ad una maggioranza che non esiste più. A me sembra davvero il falò delle vanità ormai, sono tutti attaccati alle poltrone, tutti pressano per avere una poltrona, ma nessuno si preoccupa del fatto che l'anticipazione di cassa è arrivata a 15 milioni di euro, che c'è una morosità latente che sta rischiando seriamente di incrinare il bilancio, di mettere a repentaglio il bilancio, e soprattutto, come ha affermato l'assessore Guardiani, c'è un problema concreto con le attività produttive che continuano a chiudere, continuano a fallire e svalutano i crediti che il Comune dovrebbe esigere. C'è da dire che io gli ho proposto con un comunicato stampa dato questa mattina ai giornali di creare una task force di 5 assessori, quanti sono i settori dell'ente, per cercare di provvedere all'emergenza, per cercare di rimettere a posto la città, anche eventualmente dichiarando lo stato di predissesto o di dissesto. Questo ci consentirebbe di avere fondi freschi dallo Stato e soprattutto di cercare di muovere l'economia. Se non riparte l'economia, Teramo è perduta e ormai è sotto gli occhi di tutti.
Un convegno dedicato ai giovani e agli imprenditori, White Information, organizzato dai giovani di Confindustria, quest'anno ha scelto di focalizzare la sua attenzione sul tema dell'inserimento lavorativo dei ragazzi e sull'alternanza scuola-lavoro. Un incontro dedicato all'alternanza scuola-lavoro, ci sono i giovani imprenditori, ci sono degli incontri one to one, qual è l'obiettivo fondamentale? Cercare di ridurre sempre di più le distanze che ci sono ancora oggi tra due mondi che sono la scuola e l'impresa, proprio per cercare di far comprendere ad ambedue le realtà, quelli che sono i linguaggi e le necessità che provengono dal mondo scolastico e dal mondo imprenditoriale, e in questo i giovani imprenditori svolgono un ruolo di ponte, di catalizzatore, proprio per cercare di facilitare il contatto fra questi due mondi. Quali sono i protagonisti di questa giornata? Da un lato si parla di studenti, dall'altro di imprenditori. Rappresentanze di imprenditori e alunni possano trovare delle sinergie tra di loro, sviluppando anche dei progetti in co-working che poi saranno anche premiati al termine di questa manifestazione con il premio Bruno Ballone, che è un premio che noi come giovani imprenditori oramai abbiamo portato avanti, questa è la terza edizione. Quale vuole essere l'ambizione quando si mette un giovane davanti a un'impresa? Creare un investimento a lungo termine, avere la possibilità di in qualche modo influenzare il percorso formativo di un ragazzo e soprattutto avvicinarlo a quello che è il mondo industriale del proprio territorio. Da domani al 26 di aprile al via il tour per promuovere borghi e tipicità del Teramano in Olanda e in Belgio. Si svolgerà dal 20 al 26 aprile un tour per promuovere il territorio teramano sul mercato turistico olandese e belga, puntando su natura, cultura, enogastronomia e lifestyle. Io da 6 anni vivo qui a Teramo e mi piace molto questa terra e ho pensato facciamolo conoscere meglio ai olandesi e ai belgi. E così è nato questa idea di proporre quello che conosco io qui, di farlo conoscere anche a loro attraverso percorsi nella natura, nei borghi, durante le cene, le pranze di enogastronomia così importante in questa terra. Il tour come si svilupperà? Ci vengono domani notte una editrice, un fotografo e una giornalista olandese che girano un percorso stabilito da me, e ogni tanto l'accompagno, ogni tanto vanno da soli perché parlano pure l'italiano, e il loro mestiere è di girare tutto il mondo, di far conoscere, di far vedere agli olandesi insomma posti belli in tutto il mondo, e questa volta l'Abruzzo. Un'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Teramo Nostra con il supporto del Consorzio BIM e l'organizzazione dell'AIA. Abbiamo cercato di unire cultura e gastronomia e bellezze naturali, e quindi è una sinergia che si fa poco e si dovrebbe fare molto di più. Per quanto riguarda il programma, quali saranno gli ospiti? Gli ospiti sono la direttrice di una rivista olandese, c'è anche un sito, un blog che ogni giorno viene visitato da più di 4.000 visitatori, quindi è un'opportunità che noi non ci siamo voluti lasciare sfuggire, perché è necessario veramente che si faccia. Solo se facciamo sinergia tra tutte le forze si può uscire da questa crisi, questo anche in prospettiva futura soprattutto. La mostra del fiore giunge alla sua 40ª edizione, crescono le presenze da parte degli espositori e cresce anche il numero dei visitatori. L'ambizione ora è quella di diventare un appuntamento di carattere nazionale. 40 edizioni sono una conferma, una garanzia. L'ambizione è quella di diventare di carattere nazionale, il porto turistico diventa il fulcro della mostra del fiore, più di 150 espositori, tutta la regione coinvolta. La Camera di Commercio credo si sia espressa al massimo, noi oggi di fatto siamo diventati con la mostra del fiore un incubatore di 17 regioni, di, come dicevo, di 214 espositori, una manifestazione che è cresciuta in modo importante, ormai tutto il porto turistico. È una sintesi tra fiore, mare, barche, per cui diciamo stiamo esprimendo la nostra massima potenzialità. Per fare l'ulteriore salto di qualità occorre
un massiccio intervento, importante intervento dell'istituzione regionale. 60.000 le presenze registrate lo scorso anno, quest'anno si punta ad aumentarle, ma l'ambizione è nazionale. Quest'anno si punta ad aumentarle per questa mostra che è grandissima, 220 aziende, la regione, i parchi e tutto ciò che è il contorno, ma ciò che è più importante è che dovrebbe essere il trampolino di lancio per il 2017 che vorremmo diventare nazionali. Apriamo ora la pagina dello sport, caratterizzata chiaramente dagli appuntamenti di questa sera con il turno infrasettimanale di Serie B. A proposito, vediamo subito la schermata della 37esima giornata. Ieri l'anticipo tra Cesena e Crotone con la vittoria del Cesena per 2-1. Questa sera le altre partite: Ascoli-Bari, Avellino-Trapani, Brescia-Virtus-Entella, Como Cagliari, Livorno Latina, Modena Perugia, Salernitana Vicenza, Spezia Pescara, Ternana Provercelli, Virtus Lanciano Novara. E iniziamo dalla gara dello stadio Alberto Picco di La Spezia. È uno scontro in chiave playoff tra due squadre che hanno gli stessi punti in classifica. E noi andiamo a collegarci con Paolo Renzetti proprio a La Spezia. Paolo, buonasera. Grazie Andrea, buonasera dall'esterno dello stadio Picco di La Spezia, un'ora e 8 minuti all'inizio di questa partita, questo ennesimo scontro diretto, questo ennesimo spareggio playoff per la formazione biancazzurra anche questa sera con tante assenze. Pescara falcidiato proprio dagli infortuni, ci sono anche le squalifiche di Benalì e Memusciai, dunque grossi problemi per Oddo per quanto concerne la formazione da mandare in campo, da schierare dall'inizio di questa partita in Terra Liguria. Abbiamo Andrea, questa volta è così, la formazione ufficiale dello Spezia, ma non quella del Pescara, infatti ci è arrivata solo la distinta della formazione bianconera. Probabilmente in questo momento sul telefonino l'addetto stampa del Pescara, Massimo Mucciante, ci ha inviato la formazione biancazzurra, ma andiamo per ordine per non fare confusione. Partiamo proprio dallo Spezia che si schiera con il 4-3-3 con Cicizzola in porta, De Col, Valentini, Terzi e Migliore in difesa, Pulsetti e Rasti e Odone a centrocampo, Piccolo, Calaiò e Catellani sono le tre punte, panchina con Siluga, Campora, Crocchianti, Situm, Krizic, Zoran, Martic, Vignali, Ciurria e Kanja, l'allenatore della formazione Ligure e Di Carlo. Per quanto riguarda il Pescara, Andrea, è arrivata in questo momento, quindi io in diretta vado a vedere sulla pagina WhatsApp che ci ha inviato il collega Massimo Mucciante quella che è la formazione bianca. Biancazzurra, allora vediamo subito 4-3-2-1 con Fiorillo che è il portiere, poi in difesa Vitturini, Fornasier, Mandragora e Zampano, se la vista non mi inganna, poi Bruno, Torreira e Verre a centrocampo. Per quanto riguarda l'attacco c'è una grossa sorpresa perché ci saranno Cappelluzzo, ci sarà Pasquato sulla tre quarti con Cappelluzzo e La Padula di punta, dunque questa è la formazione biancazzurra, non 4-3-2-1 ma 4-3-1-2, ripetiamo, proprio arrivata in questo istante, con Pasquato che sarà il trequartista, le due punte che sarà Cappelluzzo e La Padula, capocannoniere bomber del campionato. La panchina della formazione adriatica: Aldegani, Verde, Zuparic, Acosta, Castrati, Selasi, Diamutene, Mitrizza e Müller. Dirige l'incontro un arbitro abruzzese, e anche questo è un fatto piuttosto inedito, almeno per il Pescara. Si tratta del signor Di Paolo di Avezzano, e tra l'altro con il fischietto marsicano quest'anno il Pescara non è stato fortunato in quanto a risultati, perché è stato battuto proprio con Di Paolo direttore di gara nella gara di Brescia e nel derby con il Lanciano della passata stagione, finì 2-2. Fa caldo qui alla Spezia, è previsto quasi il tutto esaurito con 7.000 spettatori. Andrea, ricordiamo, se ancora ce ne fosse bisogno, che sarà chiuso il settore ospiti per decisione dell'osservatorio. È tutto per il momento dall'esterno dello stadio Picco di La Spezia, linea che può tornare allo studio. Grazie a Paolo Renzetti, ci risentiremo nel corso di diretta stadio intorno alle ore 20:20. Come abbiamo ascoltato, la novità di questa sera nel Pescara è la presenza da titolare di Pierluigi Cappelluzzo, centravanti al fianco di La Padula con il sostegno di Pasquato, dunque in panchina sia Verde sia Mitrizza. E ora passiamo alla gara del Biondi, molto molto importante anche questa.
è un incrocio di interessi perché la Virtus Lanciano vuole evitare i play-out e invece il Novara vuole centrare i play-off, e poi c'è la sfida nella sfida tra Maragliulo e Baroni. E io vado a salutare, a dare la buonasera ad Alessio Giancristoforo per le ultimissime. Alessio. Sì, buonasera Andrea, buonasera a tutti i telespettatori di TV6. In realtà hai detto molto di quello che sarà la sfida di tra poco più di un'ora al Guido Biondi. Si accenderanno i riflettori per questo Lanciano Novara, l'allievo contro il maestro. Il maestro, anagraficamente parlando, è primo Maragliulo, ma in questo caso riveste il ruolo di allievo al cospetto di Marco Baroni, l'allenatore che in Serie B con la Virtus Lanciano ha fatto meglio in questi 4 anni. Non ancora abbiamo le formazioni ufficiali, Andrea, ma si va verso una riconferma, verso una riconferma appunto di quello che è il modulo consolidato, l'albero di Natale, il 4-3-2-1 di Primo Maragliulo, perché stasera ritorneranno soprattutto in difesa Antonio Aquilanti e Federico Amenta, mentre a centrocampo dovrebbe giocare Armin Bacinovic. Per il resto bisogna dire che fischierà Fabio Maresca nella sezione arbitrale di Napoli, ci si aspetta anche una buona cornice di pubblico, ma soprattutto questa sera per il Lanciano non è più un obbligo quello di centrare la vittoria, perché domani dovrebbe arrivare il pronunciamento per quanto concerne i punti di penalizzazione, e ricordiamo che la richiesta è stata di 5 punti di penalizzazione. Se così fosse e il Lanciano questa sera non dovesse fare ulteriori risultati, insomma il cammino si complicherebbe, e non poco. Da Lanciano è tutto per il momento, Andrea, ti posso restituire la linea. Tra poco più di un'ora saremo operativi per raccontare questa super sfida tra le squadre di Primo Maragliulo e di Marco Baroni. Per il momento è tutto, a te. Perfetto, perfetto, grazie anche ad Alessio Giancristoforo. Anche con Alessio l'appuntamento chiaramente è con Diretta Stadio intorno alle 20:20. Ora scendiamo in Lega Pro. Ieri sera a Teramo Vincenzo Vivarini e Rinaldo Cifaldi, rispettivamente allenatore della prima squadra e della Berretti del Teramo, hanno tenuto una lezione di tattica all'albergo Abruzzi. Il tecnico di Ari, eletto panchina d'oro, al microfono di Jacopo Forcella, ha parlato anche della stagione vissuta alla guida del Diavolo, ora che la salvezza è stata conquistata anche aritmeticamente. Ascoltiamolo. Ai 50 anni dell'Associazione Italiana Allenatori non poteva mancare la panchina d'oro della Lega Pro di quest'anno. Pronto per questa lezione di tattica? Ho fatto i complimenti proprio al settore tecnico quando ho preso la panchina d'oro per il lavoro che loro fanno durante tutto l'annata, per tanti anni, per la crescita degli allenatori in Italia, che effettivamente parte proprio dalla sezione regionale fino ad arrivare lì a Coverciano. È un lavoro fatto con meticolosità, con serietà, quindi quando si può dare una mano per far crescere tutto, proprio gli allenatori che ci sono in giro per l'Italia. Un allenatore come dovrebbe rapportarsi sia rispetto alle problematiche economiche sia rispetto al gruppo di calciatori che allena tutti i giorni? Il ruolo dell'allenatore è un ruolo molto molto difficile, perché rientra in tutti i campi. Vai a toccare tanti temi, lavorare in campo è quello che ti dà più gratificazione, però poi invece intorno al personaggio allenatore ci gira intorno un mondo infinito di rapporti, di gestioni, di aspetti, di tanti svariati aspetti, dall'aspetto mentale, all'aspetto ambientale. Devi avere un quadro ben preciso di tutto quello che ti gira intorno, dai minimi particolari. Senti, salvezza, per tornare alle tematiche del campionato, con 3 giornate di anticipo, dovesse dare Vincenzo Vivarini un voto alla stagione di Vincenzo Vivarini, che voto gli darebbe? Un bel 6 me lo do, perché comunque c'è stato tanto tanto rammarico, tanti sogni che magari si erano fatti all'inizio, che però poi non si sono verificati. Però comunque dobbiamo, io personalmente l'ho detto anche ieri dopo la partita, dobbiamo essere contenti, perché comunque ne abbiamo passate tante quest'anno.
E chiudiamo con altre notizie di Lega Pro, intanto con le decisioni del giudice sportivo che ha fermato per una giornata all'esterno dell'Aquila Triarico e il fantasista del Rimini Mancino. I due giocatori salteranno dunque la gara tra Rimini e l'Aquila di sabato prossimo. E poi ci sono le designazioni arbitrali. Rimini-L'Aquila sarà diretta da Schirru di Nichelino, mentre Pistoiese-Teramo sarà diretta da Catone di Reggio Calabria. È tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima questa sera, subito dopo diretta stadio che vi aspetta intorno alle ore 20:20. È tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.